Ben ritrovati. Come la cultura può diventare volano di sviluppo? Se ne discute in questa fase in Campania, dopo le parole del ministro Sangiuliano. Si riapre anche in qualche modo la questione sud alla luce della riforma dell'autonomia. Sono questi gli argomenti al centro della nostra intervista con il professore Toni Germano, professore ordinario di letteratura italiana e preside dei corsi di laurea in lettere e filosofia all'Università di Cassino. Ben ritrovato, professore. Grazie, grazie dell'invito. Allora, partirei dal suo ultimo libro, dal titolo Nelle tante Italie, Gattopardi e uomini militanti nei conflitti della modernità, un titolo abbastanza significativo che ci riporta anche all'attualità, perché diciamo nelle tante Italie, oggi parliamo di un'Italia che rischia di spaccarsi ulteriormente alla luce di questa riforma Calderoli. Che cosa dice? Ma in fondo diciamo uno dei temi caratterizzanti della storia del Mezzogiorno è questo muoversi nella immobilità, sembra un paradosso, cioè questo trasformarsi ma restare inevitabilmente legata poi a regole, comportamenti che inevitabilmente ne segnano il suo immobilismo. Pensi per esempio a un tema che noi abbiamo discusso tante volte qui e non ci siamo risparmiati nemmeno ad agosto, cioè quello delle classi dirigenti, no? Cioè in fondo non c'è una simmetria, non c'è mai stata, se non in determinate condizioni storiche, sociali, una simmetria tra classi dirigenti ed elite. Cioè le classi dirigenti nel Mezzogiorno spesso non sono state all'altezza dei compiti, dei progetti che pure talune elite culturali hanno prodotto nel corso del tempo. Per cui diciamo, questo è un tema che è stato molto discusso, l'abbiamo detto più volte, pensi per esempio a tutti i rapporti generati dalla LUIS nel 2007-2008, oppure agli studi curati, mi pare, da Carlo Carboni. Diciamo, al di là di queste indicazioni bibliografiche, ci sono rapporti estremamente interessanti sulla formazione delle classi dirigenti che sono sempre meno legate alle élite, cioè a coloro che invece nella società producono nei loro campi idee, progetti, realizzano programmi. Cioè nella politica, parliamo della politica in questo caso, nella politica le classi dirigenti si sono rivelate sempre inadeguate rispetto alla vastità di progetti, di problematiche che in modo particolare il Mezzogiorno interno, o comunque quelle regioni del Mezzogiorno che più risentivano di una, come dire, di una sorta di disavanzo, no? di sviluppo rispetto all'altra area del paese, al nord, diciamo, hanno rappresentato sempre un limite per la trasformazione, per la modernità. No? Per cui abbiamo avuto uomini militanti, pensi ad esempio a grandi protagonisti della cultura, della politica, sia nel mondo cattolico, nel mondo comunista, nella prima metà del Novecento, fino a, diciamo, alle soglie della contemporaneità, però abbiamo avuto anche diciamo, un fenomeno terribile di trasformismo, di assuefazione al potere, di conformismo, di omologazione, che purtroppo la crisi della politica e gli eventi degli anni 90 del secolo scorso hanno accelerato fino ad una perdita di identità politica, ma un'accentuazione di una soggettività rispetto alla politica. Per cui le persone sono in politica non per promuovere idee o orientare, ma programmi, progetti e così via, ma si identificano con la realizzazione personale, certo. Cioè diventano carriere. Ecco, prendendo spunto proprio dal suo libro, possiamo dire che in qualche modo nel Mezzogiorno la storia si ripete, la questione sud resta irrisolta. Perché, secondo lei? Ma la questione meridionale, chiamiamola col suo nome, anche se oggi non sembra non più di moda, no? Sembra scomparsa dai linguaggi della politica, la questione meridionale è stata nei momenti migliori della lotta politica del nostro paese la questione italiana, cioè recuperare la società meridionale ai livelli dei processi di trasformazione, dei modelli europei, significava sostanzialmente assicurare lo sviluppo organico del paese.
Mentre, diciamo, nel secondo dopoguerra, penso per esempio ai famosi, le riflessioni, diciamo, di Manlio Rossi Doria, ma di tanti altri, Pasquale Saracino e così via, il divario è cresciuto perché le classi dirigenti meridionali hanno perduto un punto di orizzonte, cioè si sono chiuse in interessi talvolta estremamente, diciamo, soggettivi, che hanno caratterizzato, diciamo, e ne hanno dato anche l'aspetto poi deteriore del modo di intendere la politica. Cioè, per essere più chiaro, la politica si personalizza sempre più, i partiti diventano sempre più rappresentanza di interessi o di gruppi di potere, e la politica diventa generatore di tutto quello che la politica stessa non dovrebbe mai fare, cioè il culto del potere, l'amministrazione, diciamo, anche se vogliamo capillare, delle cose anche più marginali, no? Per cui lei, pensi per esempio alla Campania, questa identificazione con una figura, no? il governatore. Poi un titolo abusato, per fortuna non ci sono più i governatori dal periodo vicereale spagnolo o dal periodo borbonico in Mezzogiorno, ma questa, diciamo, figura è una definizione giornalistica. Io penso che quando finirà la sua esperienza entrerà nelle maschere della commedia dell'arte, cioè un ruolo, un abito, una maschera che però alla fine diventa, come dire, rappresentazione di interessi, di conflitti in qualche modo, che non servono assolutamente a questa regione, che è una regione che al suo interno è estremamente variegata, sia da un punto di vista geografico, fisico, storico e così via, ma soprattutto da un punto di vista economico-sociale. Per cui non c'è stata nessuna azione, ma questo ovviamente non lo attribuiamo soltanto al governatore per seguire la sua espressione pro tempore, ma non c'è stata mai un'azione che tendesse nella diversità a trovare una unitarietà programmatica, per cui i politici, noi li chiamiamo politici per dargli un titolo di nobiltà, no? Ma pensi per esempio ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali e tutto il resto, quali progetti perseguono se nella variabilità degli umori, diciamo, di organizzativi, elettorali e così via, poi li troviamo nelle posizioni più disparate. Ecco, l'abbiamo detto anche commentando gli appuntamenti elettorali degli anni scorsi, insomma la gente continua ad allontanarsi dalla politica, secondo lei perché? Ma le persone, diciamo, chiamiamole persone forse, perché se no, diciamo, le persone riescono poi a riflettere quando ne hanno voglia e a cogliere questa soggettività dei ruoli. Cioè la politica deve sempre creare una idealità, deve sempre muovere dentro di noi delle passioni, delle curiosità, perché no? Quella utopia, no? Che è in ognuno di noi, cioè di una società migliore, di una società felice e così via, che sono poi la ragione del vivere. Però a un certo punto, non avendo leadership credibili, le persone inevitabilmente hanno la difficoltà poi della scelta, e la scelta diventa talvolta una forzatura, una forma antidemocratica, sembra un paradosso, ma soprattutto nel Mezzogiorno abbiamo trasformato una delle grandi conquiste della modernità, cioè che è il diritto della scelta della rappresentanza, in un obbligo, in una sofferenza, perché a parte che non si riescono a riconoscere le posizioni politiche. Cioè la perdita dell'identità politica ha generato poi questa sorta di, come dire, accumulo di detriti alluvionali, chiamiamoli così, per cui tu ti ritrovi sempre con gli stessi volti, magari sulle posizioni più strane, perché magari il ramo su cui si reggevano non regge più e passano sull'altro, certo, ramo. Torniamo al tema del trasformismo. Questo è uno dei grandi, chiaro, problemi che, certo, mentre nel passato suscitava indignazione, suscitava se non altro fastidio sia nella società che nel
nello stesso corpo politico, oggi invece viene visto con naturalezza, con nonchalance, come se, diciamo, uno facesse la politica alla carte, no? Al ristorante, sceglie le cose che più gli servono. Tornando, professore Germano, al tema della cultura, si registra in quest'estate un successo notevole, soprattutto dei siti d'arte della Campania. La cultura come volano di sviluppo, lei ci crede, insomma, è un obiettivo perseguibile per questo territorio? Ma guardi, la cultura, il livello culturale di una società è inevitabilmente il segno dello sviluppo, diciamo, morale, di uno sviluppo ideale della società stessa. L'economia associata in maniera ossessiva alla cultura non è che una necessità, però è, diciamo che, cioè, la cultura non è sempre mercato, la cultura è, appunto, come dicevamo prima, anche utopia, sogno, no? È tutta quella parte che comunque è in ognuno di noi, attenzione, e che è una parte, se vogliamo, anche di natura economica dentro la nostra vita. Però questa idea che il successo delle cose garantisca poi la qualità della cultura è uno dei, secondo me, uno dei grandi errori che si continua a fare, a reiterare. Cioè, la cultura è veramente utile alla società nel momento in cui l'aiuta a trasformarsi, a migliorarsi, a generare idee. Altrimenti, diciamo, è un fattore, sì, di sviluppo, però attenzione, lo sviluppo deve andare sempre di pari passo con i modelli educativi, cioè con la crescita dell'individuo, perché sennò abbiamo una società iperricca, magari, cosa che non accadrà mai, almeno nelle nostre aree, e uomini primitivi, perché avviene anche questo, cioè nel momento in cui la cultura moderna soprattutto non genera, diciamo, una consapevolezza critica, un'acquisizione critica dei suoi processi, possiamo avere primitivi che gestiscono la modernità, cosa che avviene per esempio in politica. Cioè abbiamo modelli arretrati, vecchi, cioè si va ancora alla conquista del voto, al posto, al favore e così via, cioè sembra una società medievale, no? Però con una gestione moderna, ecco, questo con un meccanismo moderno più che una gestione, per cui questo credo che sia uno degli elementi su cui andrebbe svolta una riflessione, magari non ad agosto con il rumore che ci perseguita della musica e così via, però far capire che in fondo il ruolo della cultura non è il ruolo della politica, cioè la cultura deve generare idee. La politica deve essere così intelligente da fare in modo che quelle idee, che potrebbero essere anche utopiche, diventano realtà, entrano nella prassi. Ecco, per chiudere questa nostra intervista, tornando alla questione Sud, le faccio una domanda che riguarda una città di provincia come Avellino. Ecco, qual è la difficoltà di queste piccole città delle zone interne, soprattutto qui in Campania? Diciamo che gli assassini ritornano sempre sul luogo del delitto, no? Per cui lei, pur dirigendo una televisione che si irradia in varie direzioni, diciamo, torna ad Avellino. Beh, Avellino è una città che è ancora bambina, no? Cioè, un modello, diciamo, dal punto di vista critico, si dice che l'Italia la post-unitaria non riusciva a diventare adulta. Ecco, Avellino è una città bambina che, come tutte le città bambine, ha bisogno di giochi, ha bisogno di attrazioni, ha bisogno anche di, come è l'infanzia, di futilità. La necessità è che, diciamo, la società moderna e soprattutto la modernizzazione richiede una maturità, ma la maturità si sviluppa attraverso la formazione, attraverso la serietà, non attraverso i rumori. Ecco, per cui sì, va tutto bene quello che facciamo, sarebbe anche retorico, no? Che noi oggi dicessimo vi consiglio la lettura dei Promessi Sposi al concerto di non so chi, questi nomi che non conosco nemmeno perché ormai sono altre generazioni. Questa è retorica, diciamo, anche futile, stupida alla fine. No, fare in modo però che tutto questo
faccia parte di una unitarietà e che venga svolto con un punto di orizzonte. Cioè, perché si fanno queste cose? Per costruire consenso o per costruire una città moderna, una città migliore, una città meno assoggettata alla dimensione del voto di scambio, per esempio, a interessi? Cioè, la politica va lottata quando genera interessi, quando genera, diciamo, che è una forma di corruzione. Per cui, se tutto questo deve servire a trattenere, a intrattenere un pubblico bambino, è la cosa negativa che va lottata nelle forme ovviamente che ci garantisce l'idea, la civiltà e così via. Altrimenti, diciamo, è una cosa che si può accettare, ma sempre in un quadro di sviluppo, che, visto che lei ha richiamato questa città, io ricordo che ormai nel secolo scorso feci un'azione di promozione della città antica, di quello che restava, di quello che si poteva, quello che poteva servire, e mi accorsi che in fondo la qualità delle persone la generi sulla base della qualità delle proposte. Cioè, le persone poi alla fine erano interessate e magari erano le stesse che erano disponibili alle forme più becere, però poi alla fine, se tu offri un modello riconoscibile, appunto qualcosa che diventa anche nel buio luce, trovi un consenso, trovi una disponibilità che è molto più utile della conquista quotidiana attraverso forme talvolta deteriori e, ripeto, che prefigurano, diciamo, una società primitiva, arcaica. Certo, l'ho trascinata in questa analisi un po' più provinciale, ma sicuramente molto arguta e intelligente. Avellino è una città italiana, per cui i suoi mali o i suoi beni sono, diciamo, molto fanno parte della società italiana. Grazie, professore Germano, per questa intervista. Abbiamo concluso. Io ringrazio per la parte tecnica Michele Urciuolo. Grazie. Mi consenta di ringraziarla anch'io, che riesce a farmi diventare giovane. Speriamo che sia davvero così. E dicevo, grazie a Michele Urciuolo e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.